porta via l'orientamento senza perdere tempo, finalmente il cambiamento. Arvaia è la prima esperienza italiana di CSA, che in inglese significa Community Supported Agriculture e significa quindi agricoltura supportata dalla comunità. I consumatori non sono più solo consumatori critici che scelgono un produttore vicino che ha attenzione per certi criteri di produzione, ma diventano i consumatori imprenditori insieme ai contadini. E coltiviamo principalmente ortaggi, a parte anche meloni e fragole. Ci sono 4 persone che sono i soci lavoratori, che sono i contadini, che lavorano stabilmente al campo e io sono una di quelli. E poi la maggior parte dei soci sono invece soci cosiddetti fruitori o mangiatori che prefinanziano a inizio anno la produzione agricola per poi avere in cambio la verdura tutto l'anno. E in questo modo, diciamo, si assumono insieme ai contadini il rischio della produzione. L'altra cosa che condividono insieme ai contadini è anche però il piacere di stare nel campo, perché c'è una giornata a settimana che è il sabato mattina, che abbiamo battezzato come Agri Fitness, e possono venire al campo tutti i soci che vogliono ad aiutare nel lavoro dei campi. Arvaia è nata da persone che per diversi percorsi però venivano da esperienze vicine a quella di Campi Aperti, qua a Bologna per esempio, quindi un tipo di agricoltura che non è solo biologica ma è un'agricoltura di prossimità, contadina, che ha a cuore di rifertilizzare il terreno, di avere un prodotto il più fresco possibile, ma che appunto non è solo prodotto con pochi interventi dall'esterno, dà la possibilità a più persone di lavorare nel lavoro agricolo, quindi è poco meccanizzato, impiega poco capitale perché molto del capitale è quello umano o appunto delle ore di lavoro che ci si mette. Questo modello della CSA è nato tanti anni fa, ormai è nato negli anni 70 in Giappone, poi si è diffuso negli Stati Uniti e poi anche in tutta Europa. Viene applicato in modi anche molto così diversi a seconda dei luoghi. Ha appunto come fondamento quest'idea di fare impresa insieme fra contadini e consumatori e quindi di non pagare più, diciamo, il prodotto agricolo per col suo prezzo al chilo, ma di sostenere tutta l'agricoltura, di sostenere un certo tipo di agricoltura. Cosa significa per me l'Italia che cambia? Uno dei motivi per continuare a fare quello che faccio, per esempio, perché credo che le persone possano mettere in atto dei cambiamenti anche molto radicali, però ci vuole molto tempo, ecco. Non so neanche se noi ne vedremo la fine. Incontra e conosce qualcuno che agisce senza aspettare.